Ciao a tutti amici, oggi parliamo di Kate, una ragazza che si è ritrovata fuori dalla sua città in grande difficoltà. Nel 2017 una certa Kate dal New Jersey si era ritrovata a fare un bel viaggio da sola, era sera tardi e stava tornando da questo viaggio in realtà in quel momento. Soltanto che fuori dalla Pennsylvania si è ritrovata completamente bloccata in strada, si era dimenticata di fare benzina ed era rimasta a secco, si è guardata intorno per molto tempo ed era molto spaventata in quel momento. C'era una pompa di benzina abbastanza vicina, a qualche metro, circa 500, ma non poteva andarci, perché non aveva neanche i soldi con lei. In quel momento, insomma, era completamente disperata, non sapeva più che fare, finché all'improvviso un certo Johnny, un veterano senza tetto, non l'ha notata. Chiedeva cosa ci facesse una bella ragazza in strada da sola, ma non aveva niente di perverso in mente. Lui viveva lì da molto tempo e sapeva che era abbastanza pericoloso rimanere in quel posto da soli. Sia per i maschi che per le femmine non era una zona sicura quella superstrada. Così si è avvicinato lentamente, cercando di farle capire che non c'era niente di male, che non avrebbe fatto niente di male. Da lontano le ha fatto cenno con la mano, dicendole vengo in pace. Comunque le ha fatto molti gesti per tranquillizzarla e calmarla e piano piano è riuscito ad avvicinarsi. Dopodiché si è presentato e ha chiesto cosa ci facesse lei lì da sola. La ragazza, spaventatissima per via della situazione, gli ha spiegato tutto quanto. Stava cominciando a fidarsi piano piano dell'uomo. Le mancavano i soldi appunto per fare il rifornimento come detto prima. L'uomo quindi ha cominciato a pensare a cosa fare. Aveva 20 dollari nella sua tasca. Questi 20 dollari però servivano a lui. Non poteva assolutamente darli via, o almeno in quel momento sapeva di non poterlo fare, ma qualcosa gli diceva in testa che forse era meglio farlo. Ascolti, io ho un po' di soldi con me, se proprio ha bisogno. Ma subito Kate gli ha detto di no, guardi, non c'è bisogno, anzi, lasci stare, sicuramente lei ne ha più bisogno di me. Così Johnny l'ha salutata e ha cominciato ad allontanarsi piano piano, dandole comunque l'ultimo consiglio. Stia attenta, questa non è una bella zona, si rinchiuda in macchina. Kate quindi ha seguito il consiglio e si è rinchiusa, aspettando con ansia qualcosa, che arrivasse giorno. Ma Johnny, da lontano, si sentiva ancora in colpa. Continuava a guardarla, allarmata, che chiamava col cellulare. Così è ritornato vicino a lei e le ha dato quei suoi ultimi soldi. Kate ha continuato a rifiutare, dicendo «No, no, lasci stare, piuttosto dormo in macchina». Ma come detto prima, Johnny sapeva che quella zona non era sicura e per questo ha continuato invece a dirle che era meglio se se ne fosse andata prima possibile. E quindi finalmente Kate aveva i soldi. Prese con lei una tanica per poi riempire tutto quanto e ritornare a fare rifornimento all'auto. Ma non ha dimenticato per nulla quella bellissima azione compiuta da Johnny. La mattina dopo ne ha parlato col suo ragazzo, Mark D'Amico. Il ragazzo è rimasto sorpreso. «Ti ha veramente dato gli ultimi soldi che aveva?» Senza pensarci due volte. Anche Kate aveva notato Johnny, era un senzatetto che cercava aiuto, era chiaro dalla sua espressione, dai suoi vestiti, dal suo modo di comportarsi. Eppure aveva dato i suoi ultimi soldi proprio a Kate. Anche il ragazzo, rimasto molto colpito, aveva deciso con lei di fare qualcosa. Amore, dobbiamo dargli una mano assolutamente. Con queste parole hanno cominciato a mettersi in moto per trovare una soluzione e aiutare il prima possibile quel veterano. Sono tornati da Johnny e hanno ascoltato un po' la sua storia. Lui aveva servito nei Marine anni prima, soltanto che poi lo Stato ha smesso di prendersi cura di lui. Pensava avrebbe ricevuto qualcosa, un premio, una specie di pensione, ma la pensione era talmente poca che non gli bastava per vivere, non gli bastava per avere una casa. Tanti gli hanno detto che avrebbe dovuto lavorare, ma per lui era molto difficile a causa della sua malattia mentale. Infatti aveva continuamente incubi di quel passato, del suo terribile passato nei Marine, dove ha dovuto fare delle brutte cose per sopravvivere. Come ogni soldato, gli sono rimaste tracce di un passato doloroso. Commossi dalla sua storia, quindi, Kate e Mark hanno deciso di aiutarlo il più possibile. Prima di tutto, gli hanno prenotato una stanza in un hotel. Così per qualche giorno sarebbe stato al caldo e avrebbe mangiato qualcosa. Gli avevano dato anche i soldi per comprarsi un giubbotto più pesante e altri vestiti. E non solo, pure i soldi per comprare del cibo. Almeno per un certo periodo sarebbe riuscito a vivere come si deve, come una normalissima persona. Johnny era commosso e per lui era abbastanza. Ma la coppia non voleva smettere, volevano fare di più. Così hanno aperto una campagna GoFundMe per Johnny. Questa campagna aveva un piccolo obiettivo, arrivare a circa 10.000 dollari. Tanti sono rimasti colpiti dalla loro storia. Un giornalista aveva sentito tutto quanto, grazie al passaparola della piccola cittadina in cui viveva Kate, e così è andato ad intervistarli per primo. Loro hanno raccontato la storia e altri giornalisti poi si sono, diciamo, ammassati per poterli intervistare. Era veramente un bellissimo gesto il loro.
Grazie a tutte queste interviste e ad altri passaparola, erano riusciti a racimolare $100,000 su GoFundMe. Quindi diciamo che i soldi erano anche abbastanza, e per Johnny erano veramente abbastanza. Aveva chiesto perciò a Kate e Mark di chiudere il GoFundMe. Loro l'avevano fatto per un periodo, ma ancora non volevano smettere, non per avidità, come avevano detto, ma perché volevano comprare una casa a Johnny. Ma comprare una casa voleva dire anche saperla mantenere, perciò volevano ancora più soldi per fare in modo lui riuscisse a mantenerla per almeno un po' di mesi o anche anni. All'inizio Johnny non era molto d'accordo nel riaprire la campagna, ma poi ha dato l'ok. Ha detto che se fossero arrivati troppi soldi ne avrebbe donati alcuni, altri li avrebbe dati anche ai suoi amici senza tetto. Era un uomo dal cuore d'oro. Così sono passati alcuni mesi. Kate e Mark si sono fatti riconoscere come la coppia della beneficenza. Johnny riceveva richieste di interviste e piccole donazioni qua e là proprio dai giornalisti. In questo modo era riuscito ad andare avanti per un po' di tempo. Comunque, passati quei mesi, eravamo arrivati a $400,000, una cifra incredibile. Con $150,000 poteva comprare una casa, documenti compresi già pagati, e con il resto poteva mantenerla. Ma come detto prima, Johnny non voleva così tanti soldi e perciò stava pensando di donare il più possibile. Ma ahimè, c'erano dei problemi. Quei soldi Johnny non li aveva ancora visti. In un'intervista, durante quel periodo, aveva detto appunto che neanche un centesimo gli era stato dato. Tutti erano increduli. Quell'intervista era diventata virale molto in fretta, sia in TV che su internet. Cosa stava succedendo? Dove erano quei soldi? Nel mentre, Mark e Kate avevano appena comprato un'auto nuova. E quindi avrete già cominciato a comprendere cosa stava succedendo. A quanto pare, secondo Johnny, Mark e Kate non avevano dato un solo centesimo, ma si erano tenuti tutto quanto per fare magari delle vacanze, per scommettere nei casinò, comprare nuovi vestiti e addirittura un'auto. L'auto non era passata inosservata, era una bellissima BMW e Mark l'aveva addirittura modificata. Diciamo che di nascondere i soldi non se ne parlava proprio. Li avevano spesi alla luce del sole, davanti a tutti. Kate girava con borse e scarpe nuove. E addirittura la loro casa si stava rimodernizzando. $400,000 erano tanti soldi. Kate e Mark poi avevano cominciato a fare viaggi in giro per il mondo. Tutto questo nei mesi in cui i soldi si stavano accumulando. Avevano usato una carta di credito, in modo da poter utilizzare poi i soldi di GoFundMe quando sarebbero stati emessi. Johnny a quanto pare l'aveva capito, o almeno, grazie all'intervista, alcune persone l'avevano capito. I vicini di Mark e Kate avevano cominciato a parlare, dicendo in effetti loro sembrano completamente nuovi. Sembrano persone veramente tanto ricche, ma non erano mai stati così ricchi. Lo scandalo era arrivato anche alle orecchie dei dipendenti di GoFundMe e al CEO. Questi così hanno detto che indagheranno e manderanno la polizia, era una frode in tutto e per tutto. La polizia, cominciando a indagare, aveva scoperto in effetti la verità. Il mese in cui i soldi erano stati emessi, più della metà erano già spariti. La carta di credito con cui avevano fatto tutto quanto era stata saldata, proprio un giorno dopo l'emissione dei soldi. E quindi bisognava arrestarli. Così hanno fatto i poliziotti, avevano arrestato Kate e Mark. Ma qui comincia un'altra sconvolgente storia. Kate ha rivelato durante un interrogatorio separato che Johnny aveva ricevuto dei soldi, circa $70,000, ma che li aveva spesi tutti quanti per bere e comprare delle sostanze illegali. Esatto, tutto in alcolici e sostanze. E quindi Kate e Mark non ci stavano, non volevano dargli il resto e fare in modo venisse sprecato in quel modo. I poliziotti facevano fatica a crederli. Perché appunto i soldi erano stati emessi di recente e di recente la loro carta di credito era stata sdebitata. Quindi come poteva essere? La situazione era abbastanza complessa. Ora direte, povero Johnny è stato ingannato ed è rimasto in strada senza neanche un soldo, ma non era assolutamente così. Ora arriva un piccolo plot twist. Ad un certo punto, completamente pressati, Kate e Mark hanno cominciato a dire una verità stranissima. Cioè che Johnny, tutti e tre, Johnny compreso, erano in combutta, avevano messo su una scenetta per ingannare le persone. I poliziotti facevano fatica a credere anche a questo, e perciò avevano cominciato a indagare. La storia non combaciava, tutti e tre dicevano delle cose strane, ma Kate e Mark, anche in separata sede, dicevano la stessa cosa sul fatto che Johnny fosse in combutta con loro. Il testimone principale era un amico di Johnny, uno che viveva nel suo stesso vicinato. Esatto, quell'uomo in realtà non era un senzatetto.
Era un uomo che viveva nei bassi fondi più poveri, ma aveva un appartamento, e questo amico aveva detto alla polizia che appunto lui non era un senzatetto e non aveva bisogno di tutti quei soldi, e che conosceva benissimo Kate e Mark. Per questo motivo si erano messi in combutta per fare tutto quanto e fregare più di $400,000 alle persone. Ma Johnny non è stato arrestato per questo, dovrà pagare una multa e risarcire tutte le persone che ha ingannato. Kate e Mark invece sono stati arrestati e condannati a 3 anni di prigione. In realtà la maggior parte del tempo lo passeranno in casa, in libertà vigilata. Come avete visto, questa storia insegna veramente tante cose, cioè che a volte anche la carità può risultare veramente molto molto falsa su internet, e che si farebbe veramente qualsiasi cosa per i soldi, o anche per i like. Noi ci sentiamo alla prossima, gente.